No, non lo so, no, veramente non lo so perché cada film, cada película es distinta, ¿no? Es diferente. Pero, vamos, no sé, yo separo un poco lo que son las películas musicales de las películas de argumento tradicional, ¿no? Porque es diferente la utilización de la música. Claro, en lo musical la música es fundamental. Y fundamental para mí es el baile. El baile que requiere un acoplamiento maravilloso entre el cuerpo y el ritmo, ¿no? Que es un misterio casi ancestral, ¿verdad? Que llevamos dentro todos. No sé, yo creo que todos podemos bailar de alguna forma, ¿no? Unos mejor que otros, claro, naturalmente, ¿no? Pero creo que todos llevamos ese ritmo dentro, interior, ¿verdad? Que nos permite movernos y de hecho, a mí me fascina mucho, por ejemplo, una música que ahora dicen que es espantosa y que a mí me parece genial, que es el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Yo veo que los jóvenes son una maravilla cómo se mueven, ¿no? O sea que quiero decirte que esto lo llevamos dentro. Cada persona lleva dentro ese interior un ritmo propio, ¿no? Y entonces yo lo que trato es de sacar eso en lo posible en las películas, ¿no? O sea que sean musicales o no, ¿verdad? Trato de que la música se corresponda con la historia y que no canse, que no se fatigue. Porque una de las cosas que yo he aprendido en los montajes que yo he hecho, ¿verdad? Es que hay que esperar para introducir una música en un momento determinado, porque se valora muchísimo más, ¿no? Y si delante hay silencio, se valora muchísimo más la música, ¿no? Pero en fin, bueno, esto ya son técnicas, ¿no? No sé. Perdón, es que ya no me acuerdo qué me han preguntado. Ha risposto benissimo, prego, prego. Beh, devo dire che non lo so perché ogni film è diverso. Io separo i musical dai film tradizionali. Ovviamente nei musical la musica è fondamentale, il ballo richiede un'armonia tra il corpo e il ritmo e questo è già di per sé un mistero. Credo in realtà che tutti possiamo ballare, certo chi meglio, chi peggio, tutti dentro di noi abbiamo un ritmo e devo dire che io per esempio apprezzo quello che oggi viene definita come una musica spaventosa che è il reggaeton. Io credo che i giovani siano meravigliosi e che tutti abbiamo appunto questo ritmo dentro di noi. Io cerco di farlo vedere nei miei film, ma dico anche che la musica non deve stancare, che bisogna aspettare il momento giusto per farla partire. Spesso se la musica è anticipata da un silenzio, infatti, viene data più importanza. Ora mi sono dimenticato della domanda che mi No, aveva no, fatto. era insomma, il concetto era quello. Volevo chiedere ancora un'ultima cosa, un regista che lei ammira o un film che lei ammira per l'uso della musica, non suo ovviamente, di qualcuno, un film che l'ha impressionato come spettatore, anche da ragazzo, da più. Veramente non lo so. Perché no conosco il cinema, no conosco tanti film. Io ricordo un film antico che si chiama La calle 42 Street, 42 Street, mi pare che sia in inglese, che è degli anni 30 e Sì, tanto, sì. di Francis Bacon, che mi pare il modello perfetto di che se habla de él en la película que hemos hecho, El Rey de Todo el Mundo. Se habla de esta película porque realmente me fascina ese film. No sé, me parece que es el comienzo de todo el cine musical americano y a veces no ha llegado a tanto, ni siquiera ha tocado ese trabajo ímprobe que hay que hacer para bailar, que yo he vivido con Antonio Gades y lo he vivido en mis experiencias, ¿no? Es una cosa muy trabajosa, ¿no? Hay que estar continuamente, es como un pianista, ¿no? Que deja de tocar el piano y pierde el mecanismo, ¿no? O sea, que hay que estar continuamente bailando y es muy fatigoso, ¿no? Y yo he estado en tantas clases de flamenco o de baile clásico, ¿no? Porque yo antes de dirigir, he sido fotógrafo y dedicado casi al baile, ¿no? O sea que era amigo de Margot Fonteyn y de Nurieff y de grandes bailarines, ¿no?
y todos estaban continuamente trabajando. Yo creo que el trabajo ennoblece, aunque dicen los chinos que si trabajas en lo que te gusta, no es trabajo. Beh, devo dire che non lo so, non conosco molti film, ma mi ricordo di La Calle 42, 42 Street in inglese, e credo che sia molto, un film molto importante, si parla di lui anche nel mio film, Il Re del Todo il Mundo, e questo rappresenta l'inizio del musical in stile americano. Bisogna dire che ballare è un'arte molto difficile, come se un pianista smettesse di suonare, ed è difficile tornare a farlo bene. Quindi anche ballare richiede uno sforzo giornaliero. Io sono stato fotografo anche di ballo, ho fotografato diversi ballerini e credo che questo richieda davvero uno sforzo continuo. Ma come dicono i cinesi, non possiamo definirlo un vero lavoro se ci piace. Maestro Storaro, un film che lei ha apprezzato dal punto di vista musicale? Uno che l'ha divertita, che l'ha... Per tornare sul tema, ricordo Carmen, onestamente. Cioè la messa, poi ho capito una cosa ancora una volta, più o meno l'ho accennato anche ieri. Ognuno di noi poi si identifica se stesso, la sua vita, nelle opere che fa. Ancora oggi, guardando la Carmela, che all'epoca non l'avevo visto, mi ha confermato questa cosa. Quale potrebbe essere, secondo me, il principio creativo di Carlo Saura? È la necessità di individuare, di ideare, di provare a mettere in scena uno spettacolo. Più o meno ai Carmela, Carmen, io Don Giovanni, nel Dedo del Mondo, c'è questo, diciamo, percorso, la possibilità di ideare, di provare, le prove sono straordinarie, sono più importanti quasi dello spettacolo finale, ma di mettere in scena uno spettacolo, che è il suo spettacolo, perché ognuno di noi rappresenta sempre se stesso.